Questa mattina nella sede centrale del Palazzo dell'Università di Catania la conferenza stampa di presentazione della prima squadra del calcio Catania che prenderà parte al campionato 2011-2012 con il presidente Pulvirenti che ha fissato l'obiettivo per la prossima stagione dicendo che il Catania dovrà salvarsi ma dovrà anche superare quota 50 punti e Pietro La Monaco che invece ha mostrato grande rammarico perché al momento gli abbonati per la prossima stagione sono soltanto il 50% rispetto all'anno scorso. C'è un fatto, io prima di arrivare qua ho parlato col direttore cosa dobbiamo dire, mi ha detto di dire che, lo dico io, che l'obiettivo oltre a quello della salvezza, quello è basilare, quest'anno è quello di superare 50 punti, questo è diciamo l'obiettivo che ci stiamo dando, ha detto lei, lo dico così. Così ci togliamo il pensiero quali sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, dobbiamo superare questa quota. Io faccio un piccolo riferimento, sono arrivato poco fa e mi ricordo nei 4 anni precedenti la folla che c'era all'ingresso, c'era pochissima gente, guardo i dati degli abbonamenti e l'anno scorso che è stato un anno negativissimo, forse il peggiore per la storia del Catania, mi rendo conto che in questa prima settimana di apertura della campagna abbonamenti siamo al 50% dell'anno scorso, che è stato l'anno più negativo della storia del Catania. Riflessione. L'amore per la squadra esiste sempre perché noi ce ne accorgiamo durante l'anno. Nei momenti critici lo stadio si riempie, la gente corre per stare vicino alla propria squadra. Perché esiste un qualche cosa di viscerale dentro che unisce la squadra del Catania alla sua gente. Però i problemi esistono e sono anche tanti, problemi che investono evidentemente tutta l'economia nazionale, non solo quella regionale. Problemi che forse molti continuiamo a far finta di non accorgercene, però esistono e sono veramente tanti. A Catania che si faccia il 50% in meno degli abbonamenti dell'anno scorso, che è stato un anno negativo, vuol dire la fine del mondo. Quindi è un qualche cosa che deve preoccupare un pochino tutti, almeno noi addetti ai lavori dovremmo avere uno spirito, un senso di responsabilità maggiore, non sperperare quando invece c'è gente che non può nemmeno mettere a tavola per mangiare.